as I tremble, tingle like a bubble full of rainbows, then crack. A sizzle, sing and whisper when the shadows lace the moonlight. Ciao a tutti, vi presento il mio fidanzato. È un cappottone che va portato con dei manicotti grigi, ovviamente, altrimenti non riusciresti a portarlo anche d'inverno, oppure con gli abitoni di lana un po' più pesanti. È molto semplice in realtà, ha proprio i due fori sotto il punto delle maniche e viene annodato come se fosse un vecchio tappeto trasformato in cappotto. La mia bag, che è una nuova linea milanese, lancia proprio queste borse, la classica Kelly e la Chanel che abbiamo visto prima, sì, con la catena. Solo che le crea in maniera molto divertente, imbottite, veloci, facili da portare. E l'abitino sotto di Dujo Collection si presta benissimo a una serata importante come può essere Capodanno, qualsiasi altra serata speciale. Sì. Ispirandoci un po' a quelle che saranno anche le tendenze natalizie, quindi a quelle che potrebbero essere un po' queste feste un po' chic, l'ultimo dell'anno, e soprattutto diamo un po' di valore alla nostra Hillary. Quindi io lavorerei con dei volumi in questo modo, cercando appunto di ricreare dei boccoli soffici, dolci, però allo stesso tempo che ti diano comunque questa armonia un po' sofisticata. È stato un lavoro un po' lungo e meticoloso, ma ce l'abbiamo fatta, soprattutto nella parte frontale, dove Hillary aveva appunto una frangia, ma il nostro intento è quello di scoprirgli interamente il viso per renderla ancora più affascinante di quello che è. Il tutto, Hillary, verrà valorizzato poi da un buon make-up fatto a modo. Barbra Streisand. Ciao! Ciao Hillary! Io sono Oriana, io ti conosco. Ah sì? Ehi! Guarda che bei capelli! Sei stata già da Cristian! Sì, sì. E allora sì, dai, devi venire anche da me allora. Okay. Adesso facciamo, sai, un bel trattamento da viso, visto che è dicembre, perciò siamo sotto le feste di Natale, sì, l'ultimo anno vorrei proprio fare un qualcosa flash, un trattamento viso in modo che si veda subito che sei stupenda. Facciamo una bella detersione in modo per sgrassare la pelle e con lo Skin Manager passiamo del drenaggio, perciò è un manipolo a risucchio in modo che sul collo possa drenare tutte quante le tossine da un viso. Il secondo passaggio serve a riattivare la parte circolare e riattivare la parte muscolare. Questa è la parte fisica che stiamo facendo dello Skin Manager. La terza parte sarà, dalla luce pulsata, proprio un effetto energetico sul viso in modo da poter riattivare tutte quelle funzioni che la cellula mette in moto per poter splendere e per riattivarsi a moltiplicarsi. Il quarto passaggio sarebbe una maschera a LED, quello serve per riattivare tutta la parte sottostante con il collagene, quello serve proprio per gonfiare le cellule, per dare nutrimento. Per ultimo faremo un trattamento viso in modo che la tua pulizia di luce possa splendere, sei una ragazza giovane, faremo un trattamento giovane. Sono Hillary e
frequento la quinta del liceo socio-psicopedagogico. La mia passione è la danza. Amo viaggiare e il mio sogno sarebbe andare a Dubai. Mi piace l'abbigliamento casual e la cosa di cui non posso fare a meno è il mio burro cacao sempre nella borsetta. Il mio piatto preferito è la pasta salmone e anche tante torte. Baby, slip a sable under the tree for me. Ciao, io sono Elena, sono una ragazza dei calendari di 22 di dicembre e volevo andare a Dubai. Mi piacerebbe andare a Dubai magari verso febbraio, così. Certo, siete due persone. Sì. Allora guarda, io ti consiglio di Dubai una struttura che è della Grandi Viaggi. In questo club qua è riservato agli italiani, quindi ti trovi l'assistenza italiana e una clientela italiana. In partenza da Venezia con la compagnia degli Emirati, che parte direttamente da Venezia, poi in Venezia Dubai diretto. Questo villaggio qua lo abbiamo attraverso il nostro franchising che fa parte del club Viaggi. L'abbiamo a un prezzo scontato per i nostri clienti. Se vuoi ti preparo un preventivo e quando è pronto ti chiamo e vieni a ritirarlo. Sì, perfetto. But tell me, did the wind sweep you off your feet?